Ciao, sono Vittorio Gazzara, regista cinematografico, fondatore della Vertical Green Productions e in questo report di novembre spiegheremo i motivi di questa curvatura spazio-temporale che ha portato il report di novembre a essere pubblicato i primi giorni di dicembre, di cose ne sono successe parecchie per giustificare questo ritardo, quindi senza ulteriori indugi, sigla e iniziamo! Nell'ultimo periodo, chi segue il mio lavoro personale già lo sa, io e un mio amico abbiamo lanciato ufficialmente un progetto al quale stiamo lavorando da diversi mesi e che si chiama Valle Pro. È un progetto di promozione di attività, aziende, partite IVA e associazioni in Valle Po, provincia di Cuneo. Le fasi iniziali di lancio hanno già ricevuto delle risposte molto positive e questo ha comportato un incremento esponenziale di lavoro per il sottoscritto e quindi molti progetti della Vertical Green hanno subito un leggero rallentamento per dare priorità a un progetto come questo che è finalizzato a generare introiti, quindi lo dico francamente, prima lavori che possano dare guadagno e poi i progetti, diciamo, pro bono della Vertical Green. Anzi, più si riesce a guadagnare da una parte, più si riesce a finanziare dall'altra, quindi sono molto contento che questo progetto sia partito in pompa magna, non può fare altro che crescere e quindi ecco, ci sono degli sviluppi molto positivi in prospettiva anche per la Vertical Green. Ma la notizia grossa di questo mese riguarda assolutamente Gardens, la space opera nata dalla collaborazione tra il sottoscritto e il compositore di musica d'avanguardia Manuel Chieregato, che con la sua prima tappa Alpine sta arrivando in dirittura d'arrivo. Nei prossimi giorni saremo in grado di pubblicare il trailer esteso del primo capitolo di questa space opera e la notiziona, che è di uno o due giorni fa, è che l'associazione Circuiti Dinamici di Milano ha selezionato Alpine per una mostra collettiva che si terrà a Milano tra una quindicina di giorni. Il vernissage, cioè l'inaugurazione di questa mostra con la possibilità di interagire con gli artisti coinvolti, avrà luogo il 17 di dicembre. Se abitate a Milano o passate da quelle parti in questo periodo, non fatevi scappare l'occasione di poter vedere Alpine nella sua versione estesa e interagire con me e con Manuel. La mostra comunque proseguirà fino al 12 di gennaio, quindi è un periodo abbastanza lungo per poterne approfittare, per poter andare a vedere quest'opera. Se invece non potete andare a vederla a Milano, stiamo comunque lavorando per portare Alpine From Gardens Space Opera in giro per le mostre d'Italia e forse anche mostre internazionali. Si tratta comunque di work in progress, quindi ci saranno aggiornamenti al riguardo nei prossimi mesi. Il 2019 comunque vedrà Alpine essere esposto in altre mostre, gallerie e quant'altro in giro per l'Italia, quindi rimanete sintonizzati per avere tutti gli aggiornamenti al riguardo. Chissà che non faremo qualche scappata anche vicino alla vostra città. E per concludere, Flatland, la serie tratta dal capolavoro di Edwin A. Abbott. Anche come ho già detto in precedenza, i progetti propriamente Vertical Green hanno avuto un piccolo ritardo dovuto a Valle Pro e dovuto anche ai lavori su Gardens, però niente paura, il lavoro di squadra con Russell e Robert Giffen, i musicisti newyorkesi che curano la colonna sonora, sta andando avanti. C'è anche un po' la problematica di riuscire a trovarsi via Skype da una parte all'altra dell'oceano, riuscire a concordare delle date e degli orari che possono andare bene per entrambi, quindi i lavori vanno rilento anche per queste questioni di logistica, però i due fratelli mi hanno già sottoposto delle tracce
di prova che sto vagliando, stiamo muovendoci per affinare il mood musicale della serie e nel frattempo nei ritagli di tempo, che ahimè sono pochi in quest'ultimo periodo, ma verso la fine dell'anno si tirano un po' le somme, quindi un po' tutti devono chiudere i conti lavorativi, quindi anche questo è un motivo di rallentamento, però nei ritagli di tempo sto continuando a definire il visual design della serie, quindi Flatland sarà comunque lasciato nel 2019, ancora non so quando, però i lavori stanno proseguendo. In conclusione, il mese di novembre si è rivelato strepitoso con l'esordio in pompa magna di Valle Pro, che si prospetta essere una fonte lavorativa per me molto importante e quindi di conseguenza una fonte di sponsorizzazione, diciamo, dei miei lavori. Alpine Gardens, che ormai è quasi concluso e che in corso d'opera già verrà esposto dal 17 di dicembre al 12 di gennaio in uno scenario prestigioso che è quello di Milano, e Flatland, che a piccoli passi sta definendo la propria natura. Un mese così è strepitoso, ne sono assolutamente contento, spero che lo siate anche voi, spero che questi progetti vi stiano interessante, che li seguiate sia sui social che sul sito, e in quest'ottica, come sempre, vi invito a visitare il sito internet e i social Facebook e Instagram per tutti gli aggiornamenti relativi ai nostri progetti. Vi rimando tra qualche giorno al canale YouTube sul quale pubblicheremo il trailer esteso di Alpine. Vi invito a visitare, visto che ormai siamo quasi sotto Natale, a visitare lo store online della Vertical Green su redbubble.com per farvi e farci un regalo, e di mettere mi piace a questo video, iscrivervi al canale se vi piacciono i nostri contenuti, e a scriverci domande, impressioni, pareri, perché il Don't Fuck With Mordred, che sto promettendo da un po' di tempo ma non ho ancora il tempo di approntare come si deve, sta diventando sempre più ciccioso, ci sono già delle domande stuzzicanti alle quali rispondere, quindi c'è ancora tempo per inserire le vostre. Per il momento è tutto, il prossimo report, quello di dicembre, effettivamente lo pubblicherò prima di Natale, lo spero ma lo quasi giuro, abbiate fiducia. Nel frattempo, buona giornata, grazie di avermi seguito e di seguire il mio lavoro come sempre, e alla prossima. Ciao!